Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dell'inibizione della ghiandola pineale. La ghiandola pineale è una piccola ghiandola al centro del nostro cervello che ha delle funzioni, diciamo, esoteriche di risveglio, cioè l'attivazione della ghiandola pineale consente all'essere umano di fare un salto quantico, di fare un salto, diciamo, sulla via della spiritualità. È per questo motivo che ci sono alcune persone, o per meglio dire alcune entità, che cercano di inibire la ghiandola pineale. E l'inibizione, la castrazione dell'essere umano è nota già dai tempi della Bibbia, perché gli Elohim biblici cercavano di impedire agli esseri umani, probabilmente un loro prodotto di una modificazione genetica, di accedere all'albero della vita che avrebbe consentito di allungare molto la vita dell'essere umano. Probabilmente gli Elohim avevano o hanno una vita molto più lunga, nell'ordine delle migliaia o decine di migliaia di anni, e all'albero della conoscenza del bene e del male, che è l'albero che elimina la dualità fondamentalmente, quindi che consente un risveglio della coscienza dell'essere umano. E per questo motivo queste persone o entità ancora oggi cercano di inibire, di impedire all'essere umano di accedere a queste conoscenze profonde, sia di natura tecnologica, sia di natura spirituale, utilizzando dei sistemi di inibizione della ghiandola pineale. Sembrerebbe che la ghiandola pineale, ad esempio, si inibisce con il fluoro e con il cloro, che sono le sostanze che troviamo nell'acqua, nei dentifrici, nei chewing gum, in molte cose che noi utilizziamo e anche le frequenze della musica che a tutti noi ascoltiamo quotidianamente. Infatti sembrerebbe che ci sono delle frequenze che invece tendono a eliminare questi blocchi, potremmo dire, energetici alla ghiandola pineale. La musica è una vibrazione fondamentalmente. Noi siamo fatti di vibrazione. E sono frequenze leggermente diverse, frequenze 432 ad esempio. Questo video per dire cosa? Per dire che esiste potremmo chiamarla una cupola, per usare una terminologia mafiosa, o comunque gli illuminati, secondo altre terminologie, o comunque delle entità. Probabilmente io credo di natura non umana, di cui noi abbiamo sicuramente parte del patrimonio genetico. Quelli che erano chiamati Elohim nella Bibbia, oppure Anunnaki nei testi sumero-accadici, che in qualche modo vogliono comunque avere il controllo su questo pianeta per impedire che il genere umano possa espandersi. Tra l'altro alcune teorie, diciamo, puntano sul fatto che dovrà accadere anche qualche cosa per ridurre drasticamente la popolazione umana, perché, come dire, chi ci controlla forse vuole avere la disponibilità delle risorse del pianeta, che comunque gli umani in qualche modo stanno consumando. Anche la teoria delle scie chimiche in qualche modo è collegata alla possibilità di inibire la ghiandola pineale. Quindi cerchiamo tutti i modi, ad esempio attraverso la meditazione, soprattutto la meditazione profonda sul vuoto di esistenza intrinseca, la meditazione profonda sull'interdipendenza, consente a livello proprio energetico uno sblocco di quelli che sono i blocchi che qualcuno ha messo sulla nostra possibilità di evoluzione, perché probabilmente non fa comodo a chi, tra virgolette, ci ha prodotto attraverso modificazioni genetiche, che l'essere umano faccia questo salto quantico, questo salto qualitativo, sia da un punto di vista fisico-fisiologico, allungandosi la vita, sia da un punto di vista energetico, acquisendo capacità e comprensioni superiori. Bene, per questo video è tutto. Ricordo che chi si iscrive al canale avrà la possibilità di partecipare a un'estrazione di un corso. I corsi estratti saranno 10 da fare con me, sulla comunicazione seduttiva e sulla capacità di gestire le proprie emozioni, sia dal vivo oppure un'altra possibilità è quella di farla tramite video. Ricordo inoltre che chi fosse interessato, venerdì 20 gennaio 2017 terrò a Torino
all'Educatore della Provvidenza in corso 33, 18 alle 20:45, un seminario su come avere successo in amore gestendo le emozioni. Chi fosse interessato è il numero 333 15 11 703. Ciao a tutti.